Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming Box con un nuovo episodio della nostra serie di The Last of Us Parte 2 Remastered. Siamo in live in questo momento sui social, su Twitch e su YouTube e continuiamo la nostra avventura. Allora ragazzi, intanto scusate per il problema tecnico di prima, dovrebbe essere risolto. E dopo tanto tempo torniamo qui su The Last of Us Parte 2, come abbiamo detto, e siamo al momento in cui dobbiamo andare a salvare Lev, di fatto che ha voluto per forza di cose tornare alla base, per così dire, no? Al campo delle Iene. Ecco, che non è una grandissima idea, devo dire, però purtroppo ha deciso così. Robby, ciao! Datemi anche un secondino, ragazzi, un attimo solo, eh. Vuole trovare quanto è lontana? È sull'altro lato. Merda. E la vostra gente? Conosco il secondario. Non ci vedranno. Ok, ci siamo. Ok. Ciao Robby, Motenai, Arsun, ben trovati ragazzi, ben trovati. Allora fatemi un po' girare, ma mi immagino che non ci sia molto qui da vedere. Non sbaglio, questo è appunto citato anche nel documentario che avevamo visto. Oddio, ne sono stati citati tanti, quindi non mi ricordo esattamente quale, però potrebbe essere. È un po' di tempo che non ci giochiamo, quindi c'è un attimino di... Sicura che i lupi attaccheranno stanotte? Sì, me l'ha detto il mio amico. Vogliono usare la tempesta come copertura. A meno che Isaac cambi idea. Il tuo capo, Isaac, che cosa vuole? Mettere fine alla guerra. Ma a quale costo? Ormai è pronto a tutto. Di qua. Pensi di poterti arrampicare? È la via più veloce. Sendo che la pioggia in ambiente dove decide se era fattibile la pioggia, eccetera. Ah, oddio, non mi ricordo se era veramente questo il punto. Oh, qui vedo qualcosa. Abby, faccio scorta. Non si sa mai. Idaho, ok, grazie. Allora, cosa possiamo fare di bello? Beh, niente di che in realtà. Un impiccato. Un culo, li conosci? Li ho visti in giro. Mi dispiace per i tuoi amici. Era destino. Matteo 43, grazie mille del follow, benvenuto. Aspetta, aspetta. Se lo scotto prodotto costa all'interno, sono resistenza, costruzione sulla massima struttura del Fonte Sud. Sono sentinelle, praticamente. Dando che siamo qui, ci serve un'altra via per lasciare l'isola. Non ha funzionato. Già. È il secondo. Sondaggi, ciao. Mattia, ciao. Ma le probabilità abbiamo di vedere un capitolo 3 molto alte, secondo me. Axar, buonasera. Conso, ciao. Villaggio. No, quello è... Il nostro è nell'entroterra. Non ti fermare. Potrebbero vederti. Hanno molte case dei teatro, ragazzi, mille. Finito. Settimana scorsa, da Sovas 2, per la prima volta tanta roba. È
Sì. Il segnale d'allarme. La tua gente è qui. L'intera isola è in allerta, dobbiamo sbrigarci. Accidenti, Isaac. Passiamo dal campo dei tagliamini. Seguimi. Quante persone vivono qui? Migliaia. Quanti soldati? Circa la metà del tutto. Cosa faranno gli altri quando arriverà la mia? Alcuni scapperanno, altri combatteranno. Grazie mille, purtroppo nel mio film prima mi ha fatto incavolare parecchio. Ah, oh, ognuno ha i suoi gusti, ci può stare. Anti, grazie mille dei likes. Ah, sei l'unico che non laghi? Ah sì? Oh, buono a sapersi. Dove sono tutti? A combattere. E prendiamo tutto molto volentieri, grazie. A proposito, in effetti potrebbe essere una buona idea fare questo, perché di frecce ne troverò. Ne pensi del finale? Ci dobbiamo ancora arrivare. Però sì, nel senso, l'ho già giocato, non voglio spoilerare le cose a nessuno, però. Un po' che non ci gioco dopo 80 ore su Final Fantasy VII Rebirth, riadattare un po' i comandi. Ciao Davide. Sto girando un po', voglio esplorare tutto. Ecco, sì, valeva decisamente la pena. Forse vale ancora di più la pena. Allora, le armi sono tutte ricaricate, ok. Che la sua luce ci guidi nella tempesta. Quando ti perdi nell'oscurità, cerca la luce. Che cos'è? E le mie ore, ciao. Una frase che dicevo. È su due. Ciao Rubik. Pietro Smusi, buonasera, ben trovati. Portatele al rifugio! Presto! Si mette male. Come usciamo da qui? La porta sarà chiusa. La segheria. Il grosso edificio a destra con le torce. Da lì si esce? Sì. Va attraversato. Perfetto. Andiamo. Già si ha i capelli lunghi e la barba uguale a Gesù. È abbastanza. Lì a destra, quello ha un arco. Proteggiamo i bambini. Libera la mente. Sarà una lunga notte. Ricorda, solo nella paura possiamo trovare la vera forza. Ok. Lo farò per i tuoi fratelli e la tua terra. Al momento. I cibari di giorni sono reduce da una mega maratona di Final Fantasy VII Rebirth. Dimmi che non torna indietro, ok. Speriamo non ce ne siano altri. No.
chi è che mi sta vedendo? Chi è che mi sta vedendo? Dov'è? Sopra? Chi è che mi sta vedendo? Chi è che mi sta vedendo? Non riesco a vederlo. Com'è come gioco? Molto figo. Quella mi aveva visto. Ok. Ah, Rebirth. Ah, bello, bello. Domani esce la recensione. Allora, ok. Sono riuscito a eliminarne un paio furtivamente, risparmiando quindi i proiettili, il che è molto bene. Speriamo non si giri. Ok. È doppiato in italiano? No. Ma ovviamente ci sono i sottotitoli. Furtivamente, quindi bombe a mano, lanciagranate, mortaio, sì. Ok. Quei brividi del braccio spappolato. Eh sì, è veramente pesante quel momento, sì. Porco mondo. Mi stava per fregare. Ho fatto a non vederlo. Ok. Ok, sì. Chi è? Ok, mi sa che è per arrivare di qua. Porco mondo. Ah, ma c'è la vedetta lì. Non me ne ero accorto. No, la vedetta mi frega. Purtroppo, se non sto attento. Ok. Mi sa che devo provare a fregarla prima io. Ok, aspetta. Lo sta andando di là, questo sta passando. Vediamo se ce la faccio, L'unico problema è che la distanza da calcolare sarà problematica. No, bene. Ho fallito la mia unica opportunità. Vedi niente? Non vedo. Potrei. Orco mondo, no! No, cosa? Ma che cazzo? Un lupo al vicino! Proteggiamo il campo! Merda, vabbè. Che miseria, aspetta. Facciamo così, anche se è inutile. Usiamo la pistola. Vai. Cavolo. Oh! Sono tantissimi.
Ok. E ora sono tantissimi, meno 4, 5, non lo so neanche. Allora, ce ne sono altri 3 come minimo. Ok. Va bene. Simpatica arma questa, sì. Anche questa, anche questa. Sarebbero... sarebbe molto figo avere armi da fuoco. Scoprire dove sono. Ok. Mi sa che è questo, però. Questo è molto circospetto. Ci sono riuscito, miracolosamente. Ok. Mi state dicendo che adesso ne arriva un altro? Mondo. Per miracolo. Ok, vigliacchi. Ma ha visto Yara? Davvero? Miopia, portami via questa, sì. Sì, è vero. Vabbè. Amen. Ah, questa si fa i suoi bei giretti. Porco mondo. Scappa finché puoi. Pure mamma ti scappa. Opla. Dovrebbe essere finiti, credo. Forse siamo al sicuro. Yes. Ok, allora fatemi fare un giro per vedere se c'è qualcosa da raccogliere. Oh. Grazie. Un girettino di qua perché magari... aspetta, mi sono incoglionito. Mezzi di tagliare un attimo, sto lootando, il loot è importante. Altaxide, buonasera. Benvenuti, benvenuti a tutti. E gli tira il collo lei, non c'è nessuno, vero? Sì, sono d'accordo. siamo sicuri di aver visto tutto? Perché io ho un attimino un sospetto. Vabbè, dai, amen. Ok, questi sono pochissimi, purtroppo. Vabbè, va bene così. C'è una più brutta secondo te qual è? Non l'avete ancora vista, credo. Abby, la tua gente, guarda. Porca merda. Lei ci proteggerà. Yara, dobbiamo muoverci. Isaac, che stai facendo? Stai giù. È un dono. Ora sono nel nostro territorio. Diamo loro... porco mondo, porco mondo, porco mondo. Ma che siete, matti? Un lupo! C'è un lupo! Ma che cazzo... mirare con il pad, che bello. Che bello mirare con il pad. Stai bene? Sì. Tagliamo dal capanno. Senso butta, quella che fa più senso orrore, poi l'ho fatta male. Sì, più senso orrore, immagino. Perché scena brutta fatta male in questo gioco
Se le cose si mettono male, li evacuiamo dall'isola. Bene, eravamo pronti a questo giorno. Sì, la scena del braccio di Yara, devo dire che... Sì. Prendi tutto e andiamo. Ok. No. Sono salito alla parte sbagliata. Ok. Oh, il corno. C'è qui. Cosa c'è? Benjamin, tutto bene? Signore Tom. Ok. Oh, guarda. Grazie. No, 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 no. Il corno si può suonare. Suoniamo alla carica tipo i vichinghi. Ok. Che c'è qualcosa qui, la valigetta, no? Aspetta, fatemi vedere se posso creare qualcosa del tipo... Forse può valere la pena fare così, onestamente. Anche se non è proprio al 100%, però... C'è mezzo di alcol, è buona come cosa. Pronta? Sì. A proposito, qualche munizione per il fucile d'assalto. Però mi sa che continuo a usare la pistola. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Questa purtroppo... Oh! Con le frecce non sarebbe affatto male averne qualcuna in più, maledizione. Ora. Vediamo. Velocità ricarica del fucile a pompa, sì, dai. Grazie. E si può fare anche altra roba, mi pare di capire. Questa è praticamente... completa, ma non mi pare che ci sia bisogno di altri. Il mirino telescopico non lo voglio. Compenso stabilità e velocità ricarica, magari sì. Se mi è venuta addosso la macchina, ho martellato sui legamenti, immagino quanto sia peggio. Già, assolutamente, sono d'accordo. Ah, il gioco è The Last of Us parte 2. Remake, buongiorno, remastered. Tanto arriverà pure quello, secondo me, un giorno. Cadenza di tiro qual è? 40? Vabbè, dai, lo faccio. Amen. Pur lucrare su qualcosa sto mondo. Sì. Il nostro villaggio è dall'altra parte dei campi. Perfetto. Ah, ne vedo due lì. Ok.
Ok. Sì, il panorama è bello. Decine e decine. Come è potuto succedere? Non importa ormai. Tu stai pronto. Ma lì ce ne sono due. Oh, qui ne sta arrivando un altro, cazzo. Ok. Ma grazie a Dio ci sono le torce. Mi ricordo, ma ve l'ho già detto più volte, questo gioco mi ha fatto proprio... Tipo per la prima volta proprio tanto provare l'idea che sto ammazzando un altro essere umano. Cioè le uccisioni le hanno fatte in una maniera così viscerale che vi giuro che le prime mi hanno fatto un po' brutto. Allora. È vero, sì, anche questo vede è qualcosa di veramente notevole. Allora. Lì a destra. Attenzione. Quello. Cazzo, sono tanti qua in giro. Veramente tanti. Oltretutto non ci vedo una sega. Idea se riescono a beccarmi. Forse no in questo momento. Se lo prendo velocemente. No, manco per il cavolo. Meglio questo. Ok. Assolutamente sì, infatti uno dei motivi per cui della sua fase secondo me è un gioco eccezionale. Ma anche il fatto che uno sconto concitato e non stealth lo si cerchi e qualcuno muore se ne rendono conto. Sì, l'intelligenza artificiale della sua fase è veramente fighissima. Assolutamente. Assolutamente sì. Allora, ecco, mo il problema è che quello sta rivolto di qua. E quei due sono lontani. Ma questo dovrebbe passare di qua. Vabbè, appunto per quello sembra molto realistico. Sì. È davvero così. Poi considerate che sono già passati più o meno 4 anni e qualcosa conta, insomma. Allora, oh, ok, quello tra l'altro è il donnone. Quella che ti carica col martello a tutta andare. Ecco, l'unico problema è che adesso se mi vede sono fottuto, sono veramente esposto assai. Non so proprio come ha fatto a non vedermi. La cosa positiva è che... Oh no! E mo si stanno incrociando quelli, che due palle. Aspetta. Vediamo se faccio in tempo. No. Ormai si sono... vabbè. No, fate le cose fatte bene, sì. L'animazione grafica ormai fa poco, qualità produttiva e artistica. Sì. Anche le facce un po' smostrate leggermente, ma comunque veramente... di valore la cosa. Merda, sono in due. Non va bene, sono in due. Ok, si sono separati, che culo. Ammetto che sto avendo fortuna, ultimamente. In queste. Ti invio per fare mas... No, gli studi interni di Sony, soprattutto quelli più blasonati, tipo Naughty Dog, hanno, credo, tutti strumenti interni, non usano tipo Unreal o altre cose.
Poi per carità, le schede video può darsi, nel senso l'hardware ci può essere, sì. Ma il resto non saprei. Allora adesso speriamo di non finire male di qua. Vediamo. Oh cazzo. Ok. Sì, allora, nel senso, certe volte è facile eluderli ed è quasi ridicolo. Sì, sono d'accordo, però... Però comunque dovete sempre considerare che ci vuole, cioè, il realismo più assoluto. Ci vuole sempre l'approccio ludico. Oh cazzo, chi è che mi vede? Wow, stavo per fare una mega cagata. Vado a fare una cazzata micidiale. Cioè, certe cose che dal punto di vista realistico sembrano delle scemenze, però sono necessarie dal punto di vista ludico, perché altrimenti il gioco diventa frustrante, no? È il problema del realismo. Più sei realistico, più in realtà certe cose diventano pesanti. Come anche il fatto che giriamo con 3-4 armi per slot. È certo, ragazzi, sì, ma quello... cioè. È anche una questione di accessibilità e di divertimento. Va bene, allora sentite. È evidente che di qua sono troppo esposto, quindi io passerei da tutt'altra parte. E... eliminiamo quelli più isolati intanto. Vai. Che tanto se uno mi scopre arrivano tutti, quindi tanto vale prendersi il tempo per eliminarli e risparmiare proiettili. Armare la balestra è una buona idea, in effetti. Oh oh. Vediamo chi c'è qui, perché non riesco a vederli con ste minchia di pannocchie. Ah, questa... No, questa sta arrivando da questa parte. Certo che uno che vede che si muovono tutte le pannocchie così... C'è la bomba, qui a destra. Chi ho? Ma davvero? Ma davvero non me ne sono accorto? Mi sa che è arrivato da più lontano. Ok. Stranissimo mi metterei a tirare fischiata a random solo per disarli. Ma hanno un loro codice, lo devi imparare. Non è capace che ti scoprono grazie a questo, credo almeno. Dove cavolo stanno? Facendo un attimino una panoramica intorno a me, perché la tipica situazione in cui va a finire malissimo. Aspetta, è rimasto uno solo? No, sono due. Perfetto. Poi Yara, mica che ci dà una mano, conoscerà il codice. Vero.
Questa cosa non ci avevo mai pensato. Allora. Calma. Yara, ti pigliassi un accidente, mi stai bloccando. Adesso mi trovano, sono quasi sicuro di questo. L'unico problema di questo gioco è che essendo molto cinematografico è pesante. Quindi quando devi tentare... Ah, se ne sono andati, che cazzo di culo. Oggi sono sculato, ragazzi. Matteo PVZ, ciao. Bene, grazie. Suggerisci il numero 8, visto tutto sto culo. Vabbè, mo mi è capitato in sta puntata, in altre molto meno. Oh, quanti bei... Oh, oh, oh. Dai, mo spero di essere sgamato proprio dall'ultimo. E dai, che sfiga. Ok. Vengo dalla live di YouTube, quella live è tagliata come fosse su TikTok, lo so, perché è nel feed degli shorts, è fatta apposta. Se volete la live completa venite sempre su Twitch. Ok, e dovrebbe essere l'ultima questa. Tutti pelati, quelle che hanno delle iene, sono le iene, non i wolf. Sì, gli uomini sì. Dovrebbe essere finita. È stata dura. Andiamo al villaggio. No. Invece no, non ci andiamo al villaggio. Perché? Perché prima c'è il loot. Grazie. Invece per la balestra vanno benissimo. A me la dava come una live normalissima. Sì, da desktop probabilmente appare come live normalissima, ma da mobile dovrebbe arrivare nel feed degli shorts. È per questo che lo faccio. Infatti alle donne è permesso rasarsi, vero? Che è il motivo per cui è finito nei guai Lev. Perché come si sa, in qualsiasi epoca, anche in un mondo post-apocalittico, gli estremisti religiosi sono sempre pronti a comprendere il prossimo fino in fondo, a perdonare e a dire parole di conforto. Sì. I giorni sono tutte le dittature, dipende da come le vivi. E soprattutto dipende da come le vivi tu e come ti poni a confronto degli altri. Questa è la cosa più importante. Ah, c'è niente, è tutto chiuso? Aspetta, Yara mi ha detto qui, ma non so dov'è Yara. Ah, ok. Eccola qua. E tu lo sai che sei gatto di portare le parole di conforto? Sì. Ne ho... Chissà cosa potrebbe essere. Inizia per L e finisce per A, fregna di mamme. È qui. Andiamo. Come va il braccio? Fa male. Lo credo bene. Ti hanno operato un'ora fa. Di qua. Grazie. Questo è il massimo. Oh, questi bei pesci arrostiti, oddio, mi fanno una voglia. Madonna, che fame che c'ho, non mi ci fate pensare.
35 integratori. Oh, bene. Ok, ok, ok. Sì, ci stavo già pensando prima quando ho trovato tutti gli integratori. Allora, andiamo un po'. Energia incrementata, velocità movimento nemico afferrato. In realtà è comoda questa. Velocità d'uso e kit medici. Buono. Munizioni di pistola da caccia extra e cartucce incendiarie extra. Bombe tubo extra, sì, mio. Ho deciso. E Mignali extra con anche capacità in vendita. La velocità di movimento da un ostaggio e munizioni di pistola da caccia extra e quantità creabile. Vabbè, dai, faccio questo. Non mi può essere un po' più utile adesso. Ecco, la persona che sta con il braccio dopo tipo 6 ore zampette in giro come un coniglio è un po' così. Sì. Non mi sarà letto un mese per il sangue aperto. Dettagli, dettagli. Vabbè, dai. Cioè, sono licenze che possono essere comprese, in fondo. No? Ah, non me lo ricordavo che l'aveva ucciso. Seguirmi. Ho provato a fermarla. Volevo solo spingerla via. E ha urtato il tavolo. Ascolta, Chiara. Tu stavi solo cercando di difenderti. Non hai fatto niente di male. Il povero Lev, sì. Andrà tutto bene, te lo prometto. Grazie ai likes, ragazzi. Sì, e possibilmente lasciare un regalino tipo il napalm. Ragazza. Andiamo. Ecco. Yara. No, il gioco è The Last of Us parte 2. Dato che c'eri nel fuoco potevi buttarla. Vabbè, vabbè. Andiamo. Meglio così. Ok. Che succede? Quel che lei non l'ho capito, ma confuso l'idea di quelli del documentario. No, è Lev è F2M. Ovvero nata femmina, ma si presenta come uomo. Sì. Tipo meno comune. Ci sono molte badi. Di persona trans. Pensavo proprio a questo. Tagliamo dalla città vecchia. Niente strade principali. È lontana, Evan. Sì, ma è la soluzione migliore. Continua a seguirci. Fate strada. Ok, allora ho capito bene anche la... Sì, è così, è così. Bombe, sì. Sempre graditissime. Ma cacchio, c'era un bel medikit bello pronto lì. Che palle. Il gioco non ti stressa su sta cosa, vivi bene anche senza. Ecco, vedete, questo è una storia comunque raccontata bene. Sono stanco.
uno al massimo può dire... Ho notato una certa prevalenza di personaggi queer, ecco, diciamo così, come si dice, no? Però sono comunque personaggi organici, ben raccontati e contestuali, quindi se fosse sempre così ci metterei la firma col sangue, ecco. Per reagire al dolore. Lei è un personaggio interessantissimo, accompagnato di identità sessuale, onestamente non so quanto ce ne fosse bisogno. È il contesto dell'estremista, della setta religiosa estremista, no? È più o meno quello il contesto. Se mi chiedi se potevano farlo anche in altra maniera, ovviamente sì. Ma, come ho detto, quando viene raccontata bene, qualunque storia è bella. Non importa il resto. Oh, cacchio. I lupi, sì, e adesso non mi ricordo, ma potevamo farlo anche in altra maniera, certo che potevamo farlo in altra maniera, diciamo che non hanno perso l'occasione, ecco, ma, sì, smetti di precedermi, c'è chi precede e c'è chi segue, che ci vuoi fare? Sta cosa detta così, completamente a caso, vabbè, vai, Alchimista, ciao! Tyler, grazie mille del follow, benvenuto. Sto girando per gli angoletti in maniera convulsa senza motivo. Non so che sto facendo. Vai. Sotto la porta. Prendiamo cose. Siamo al massimo. Come si dice in ambito GDR, il nano avanti e dietro tutti quanti. Sì. Quelle persone hanno bisogno d'aiuto. Non possiamo fare niente. Lo so. Stammi vicino. Ok. Sto bene. Oggi sto molto bene. Oddio. Non possiamo restare qui. Oh mio Dio, un sacco di cadaveri. Loot. Comunque, se non fosse per un dialogo specifico, neanche me ne accorgevo. Lei avete personaggi principali più positivi insieme a Jesse, meno male che ci sono loro. Infatti, non è particolarmente ostentata la cosa. Però è resa in maniera, nel senso, importante e organica. Quindi. No, Terson. Ok, c'è qualcos'altro qui? Ma come, i contenitori del takeaway asiatico? C'è un modo per evitarlo. C'è un takeaway asiatico? Sì. Proviamo a cambiare strada. Sempre altre occasioni per farmi venire fame, maledizione. Calma, Lev. Il loot, ricorda, ragazzo. Non serviva, ok? Vai, donna con braccia tipo pressa idraulica. Coraggio. Abby è la Chef Rush al femminile. E se non sapete chi è Chef Rush, andate su YouTube e scrivete Chef Rush. Sì, lo so che è un mito quell'uomo. È vero, sì. Yara! Abby!
Chiara! Ah, mi ricordavo. Non mi ricordavo che fosse in questo momento. Lev, dobbiamo andare. No! 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 Vedo qualcuno! Non posso lasciarla qui! Indietro! Cercala! Subito! Porca troia! Abby, ho detto indietro! State fermi! Isaac. Che diavolo stai facendo? Devi starmi a sentire. Chi è quello di dietro? Gli devo la vita. Togliti, con te faremo i conti a casa. Non è vero, ora ti prego. Abby, spostati. Cristo, è solo un bambino! Ti do 3 secondi per allontanarti da quella iena. 1. Puoi spararmi. 2. Non mi sposto, cazzo! E... No! Che cazzo! Sparale! Grande Yara. E adesso è un vero casino. Perché sono completamente da soli. Hanno fatto incazzare 2 comunità in una volta. Lev, dobbiamo andare. Già. È morta. Oh mio Dio, è morta. Lev, andiamo. Quella era la tua gente. Sei tu, la mia gente. Ascolta. Dobbiamo batterci per uscire da qui. Ho bisogno che tu mi porti a quelle barche. Nessuno ci deve fermare, ok? Se chiede aiuto, Ellie vuole ucciderla. Ok. Ok. È morta, sì, da eroe. Sì, sono d'accordo. Prendi il possibile. Ho già quello che serve. Oh cacchio, davvero? Al massimo il fucile a pompa, allora lo devo usare. Vediamo se c'è qualcos'altro. Allora, da qui, sì, dai. Sì, ma prima magari riesco a far ammazzare tutti gli altri e fine restare solo uno. Ok. Ipotesi interessante. Un tantinello pericolosa anche. Porco mondo. Miseria, sono una marea. Ora sono 2 comunità incazzate. Benny Wolf adesso sono senza leader. Già. Comando. Che faccio? Li uccido tutti? No. Sbarrate l'uscita e perlustrate l'edificio. Ah. Eccola qui. Palla fuori. Questo mondo. Questo è il problema di The Last of Us. E quando comincia a farsi concitata la cosa, sono cazzi. Ed è molto lento. Un'idea, aspetta, tanto non lo... No, mi sa che forse è il caso di... Come hanno fatto a fuggire? Non hanno scappo. Ok. Della caporale, Gian Antonio.
Vediamo se per caso... Sono minimo tre. Ok. Tieni laggiù! A questa parte! Sto cercando di centellinare i proiettili. Mi sembra che questa seconda parte della sovasa l'avevo già giocata, era molto figo ovviamente, sì. Io sono arrivato qua oggi pomeriggio. No, sta dietro lì. 1, 3, 4, 5 ancora. Oh, cozzo! Ma da dove? Ma vai a cagare. Abby, il carro armato, sì. Adesso non ho più l'arma da corpo a corpo, però, purtroppo. Ma vaffanculo, guarda che odio. Ah, mirare con il pad, quanto non lo sopporto. Quanto vorrei giocarlo su PC, sto gioco. Is Gone, sì, l'ho giocato tutto. Ho avuto lo stesso problema anche lì. A fare quello che hanno fatto loro. Qui da me, da questa parte. Fai il giro sul fianco. Sono esposto qui, aspetta. Può tornare di qua un attimo. Ok. Non è che mi sta per arrivare qualcuno alle spalle come prima. Trovato! Di qua! La risposta è sì. L'hai trovata! È qui con quella piccola iena! Ok. Sì, per chi lo sta chiedendo è della Sovas. Ma va a fare in culo! Da dove cazzo è arrivato quello? Che due palle. Poi mi tocca rifare tutto. Oh, queste sono le cose che odio, madonna. Adesso vediamo di non fare la stessa cosa di prima.
Occhi aperti. Ivi! Assicurati che stia bene. Hanno fatto fuori! Qui! Falla fuori! Molto furtivo. Avanti! Skyler! Ok, bene. Ma va a cagare quello. Beccato. Ok, adesso aspetta che provo a fare una cosa. Ci provo. Aspetta, eh. Non mollare! Eccomi! Merda! Mi sono riusciti 3 headshot filati. Vediamo di non sprecare questo vantaggio, va. Oh, Mingus, ciao! Ok. Andato. Adesso, però, è il momento di un approccio un po' più diretto. Classica definizione di stealth, vero? Sì, sì, assolutamente. Merda. Ce n'era un altro? Dov'è? Ho 2 che sono tipo trincerati. Che cazzo stanno facendo? Ok. Ah, ok. Sta lì. Come cazzo si sale oltretutto? Ci penso, anche questa potrebbe essere una bella cosa. Ok. La Darko, buonasera. Allora, l'unico e solo problema è che... Chi è? C'è qualcun altro che mi spunta alle spalle un'altra volta, vero? Aspetta. Eccoci.
Ma va a cagare, va a cagare. Pad di merda, porca troia che odio. Secondo proiettile della pistola da caccia sprecato. Vaffanculo. Va a cagare, va. Vaffanculo. Sei ancora con me? Sì. Ok. Adesso, forza. Loot. Maledizione al pad di merda. Sto di guardia. Sì, esatto. Vediamo se c'è qualcosa qui. Bene. Già solo per questo è valsa la pena. Andiamo. Non so se c'è qualcos'altro. Occhi e croce no, ma non sono sicuro di aver controllato tutto, ma vabbè dai. Direi che ci sta. Prendi quella scala. Qui dentro. Ok, sono cose qui. Sì. Bene così, direi. Andiamo a arrivare ai pugnali extra. E vediamo se possiamo fare qualcosa, ma dubito. In realtà sì. Bello sto gioco top. Eh sì, sono d'accordo. Intero Cosmico, grazie mille del follow, benvenuto. Di qua.
quella è Evan. Sì, quello che ne resta. Lev, dove sono le barche? Al molo, oltre agli incendi. Ci conviene andare prima che le prendano tutte, giusto? Sì. Non moriremo su quest'isola. Lo so. Dobbiamo scendere laggiù. A sto giro direi di... Che cazzo? Ah, è partito, ok. Mi ha anticipato di un attimo. A sto giro direi di evitarli proprio, stanno combattendo tra di loro. No, ma che cazzo! Bene, come non detto. Comondo. Provateci, cazzo! Ho tantissimi, una marea infinita. Aspetta. Aprite le finestre, non devo... La seconda ha fallito, purtroppo. Ah, c'è il cavallo. Aspetta. Ma mi sa che me ne posso andare in allegria. Una volta tanto. Quasi quasi. Usiamo quel cavallo. Lev, andiamo. Ok, vai. Sai cavalcare? Io meno. Reggi. A dirmi dove andare. Davanti. No! Ci siamo. Preparati. Eccolo lì. Andiamo. Fanculo. Sì. È un bel casino. Oddio. Evan. Andiamo lo stesso. Non lo so. Le barche sono lì. Ancora. Niente può fermarci. Aspetta. Abby! In pace! Minchia. Vendran, no, l'ho già giocato. Sto rigiocando la remastered. Il cavallo! Lascia, dobbiamo proseguire.
Ok. Dobbiamo andarcene. Abby, di qua. Andiamo. Non deve rimanere vivo nessuno. Uccidile! Se devo andare di là. Puliamo queste case. Abby! Mammeta. Ecco chi è. Aspetta, mi devo curare. Sì, un gran casino. Brinozzo, ciao. Ok. Ci ha pensato lui. Deve morire. Ok. Ma chi cazzo è? Da dove? Affanculo. Proviamo con questa, va. Ho dato per caso a Rise of the Ronin in anteprima? Magari, no. Purtroppo no. Chi cavolo è? Oh no, ancora. Non dovevi tornare a prostata. Che di questo? Allora, aspetta. Facciamone ancora. Purtroppo non ho moltissimo la posizione. Va bene. Ho proiettili e fucili a pompa. Cerchiamo di puntare un po' su quelli. Oh, buono però, aspetta. Magari vediamo di trovare qualcosa anche di qua. Con un po' di fortuna. Così al volo proprio. È stato decapitato da un colpo di fucile. Ok. Beh, sentite, ma se proviamo ad andare avanti e basta. Ok. E tanto mi sa che qua sono un po' a ripetizione. Forse il falcetto potrebbe essere una buona idea. Mondo. Chiediamo la postata. Devono sparire. Ok. Lily è Lev. Sì, sì, è Lev. Fanculo. Ah!
Bene, bene, così sia. Io... Aspetta, 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 fammi curare. Che qua finisce male, se no. Cazzo. No, ok, no, è una buona idea. Aspetta, 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 vai a crearlo. Grazie. Ok. Dai! Okay. Sì, ok. Mi stava creando il silenziatore. Bel casino qua. No. Dobbiamo andarcene subito. Forza. Forza. I supporti non reggeranno. Wow. E mo? Esattamente come funziona qua. Sai niente. Che cazzo di palle! Dai! Niente. Non riesco a capire quando dà due colpi e quando uno solo. Ecco, appunto. Oh, e che cazzo? Perché non la fa la doppia schiva? Troppo lento, madonna. Ah, sono tre adesso, così a caso. Stavo per dire, dai, Abby, sei un carro armato, ma mi sa che lui è peggio. Cristo santo. Non me lo, a questo punto non me lo ricordavo. Oh, porca troia. Maledizione. Stai bene? Sì.
Una meraviglia. Non c'ho niente, lo zaino è rimasto indietro. Veramente brutale, santi Dio. Sì. Avevo completamente rimosso questa parte. Se sapevo posso utilizzare i dischi di Uncharted 4 su PS5, certo. E questa macchina passa roba il viaggio in canoa e poi combatte con Ellie. Già. Stiamo sotto la pioggia. Sì. E adesso... Anzi, sapete che c'è? Adesso parte... Adesso mi ricordo, parte tutta una parte diversa e scopre che cosa ha combinato Ellie, eccetera. Quindi mi sa tanto che è il caso di farla la prossima volta questa qui, ragazzi, ok? Io direi che ci fermiamo qua per oggi. Bene, gente, questo è tutto per questo episodio. Grazie mille di essere stati qui. Noi ci vediamo al prossimo, che sarà bello pesante. È come se questo fosse stato leggero. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Iscrivetevi anche al primo canale e seguitemi su Twitch. Lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto. E qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram. Tutti i link per supportare il canale, tra cui link affiliati ad Amazon, Instant Gaming e link a Patreon. Link alla playlist con tutti quanti i video della serie di The Last of Us Parte 2 Remastered. E anche il link per acquistare il gioco. E se lo acquistate tramite questo link aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo, gente? A presto!